Un no secco alle politiche di austerità, tanto in Europa quanto in Italia, al sud soprattutto. Prosegue a Napoli la raccolta firme della CGIL per quattro referendum che hanno per oggetto alcune disposizioni della legge 243 del 2012, appunto, che dà attuazione al principio di equilibrio del bilancio pubblico. Con i quattro sì, i promotori del referendum intendono abrogare i passaggi della norma che impone vincoli aggiuntivi rispetto alle norme europee e soprattutto il fiscal compact, e pertanto potranno aprire la strada ad una rivisitazione complessiva delle politiche economiche europee. Il principio che tende a porre fine all'austerità per rilanciare l'Europa del lavoro e una nuova forma di sviluppo per consentire di porre fine a crisi e stagnazione è promosso a Napoli da Gianluca Daniele, segretario CGIL Napoli, che ne spiega ai nostri microfoni le motivazioni. Per sottolineare come lo sviluppo, la crescita sono un elemento decisivo rispetto all'autunno che incombe. Abbiamo dati sull'occupazione drammatici, aziende che chiudono e dal 2007 le norme sull'austerity in Europa come in Italia non hanno prodotto che altra disoccupazione, hanno fatto chiudere una marea di imprese. È ampiamente dimostrato che serve sviluppo e crescita. Dobbiamo in qualche maniera modificare gli errori che sono stati fatti con la normativa del 2012, a partire dal fiscal compact, e dobbiamo essere in condizione di rilanciare la crescita e lo sviluppo per favorire l'occupazione.